Ecco, lei sindaco ha detto no agli spostamenti da Lombardia e Piemonte, quindi si aspetta le ritorsioni di Sala? No, ma non la mettiamo in questo modo, perché se no si va sui titoli. Io ho fatto un ragionamento più ampio e sapete benissimo che la mia posizione è contro ogni forma di discriminazione, però bisogna ragionare in questi termini. Per quanto mi riguarda, visto i contagi che sono ancora forti in Lombardia, mi sarei aspettato, dopo 4 mesi dall'inizio dell'epidemia, che il sistema sanitario regionale, soprattutto a monte ma anche a valle, garantisse i tamponi a tutti. Io penso che questo è garanzia per chi deve viaggiare, per la famiglia dove bisogna andare e per il luogo che ospita, quindi non è discriminazione. Nel momento in cui mi si dice che i tamponi non si possono fare, qualcuno mi dovrebbe spiegare perché, se dopo 4 mesi con il fiume di denaro che stiamo dando alla Protezione Civile Nazionale, al commissariamento, alle cose che sappiamo, non si può garantire questo. Un po' di cautela, ma non è discriminazione, c'è un po' di cautela a dire attenti, perché già ieri c'era un aumento ancora dei contagi, addirittura dei decessi. Io non la metterei sulla discriminazione. Io penso che questo tema lo debba sciogliere il governo nazionale, col Ministero della Salute, con la Task Force. Se ci sono le condizioni e loro ci dicono che si può viaggiare, noi non abbiamo problemi, però ce lo dicessero in modo chiaro, perché nel passato siamo stati scottati. Quando la Lombardia diceva apriamo tutto, apriamo tutto, apriamo tutto, non ci fermiamo, i contagi aumentavano. Io a Napoli, che non avevo nemmeno un contagio, però avevo sinceramente intuito e fiutato che qualcosa non andava, abbiamo chiuso le scuole e i cantieri prima che lo dicesse il governo. Adesso stiamo in una fase che invece stiamo aprendo parecchio e non vorremmo ritrovarci, e non è razzismo, a dover poi subire un'ondata di ritorno. Quindi non mettiamola su sta cosa, mi ricorderò, me lo segnerò, oppure anche frasi infelici che possono venire anche da sud, quando il nostro Presidente della Regione dice per esempio chiudiamo i confini, quella è la cosa che lo sanno tutti che non si può fare. Perciò la decisione deve essere nazionale, di buon senso, però nessuno si deve rizzelare che se qualcuno dice però attenzione, voi avete ancora centinaia di contagi, stiamo un attimo attenti. Certo, se fosse sindaco, se fosse stata Napoli, l'abbiamo pensato in tanti, no? Se fosse stata Napoli l'epicentro dei focolai, che cosa avrebbero detto in Lombardia? Mi faccia dire una cosa su questo, perché l'ho detto al primo. Io penso che soprattutto poi se ci fosse stato il governo che stava poco prima sul Garigliano, se presente The Wall dei Pink Floyd, avrebbero fatto un muro alto che quello di Berlino, avrebbero schierato l'esercito, fuoco a ogni terrone. Okay. Sindaco di Napoli, come dire, nemmeno agli arresti domiciliari, ma avrebbero portato, chi lo sa, a 41 bis, ma avrebbero chiuso là dentro.